Buonasera a tutti, io sono Emanuele Civilisco, responsabile provinciale di Casa Pound. Questa è la nostra quinta serata culturale. Abbiamo parlato di giustizia con Luigi Di Stefano, nel caso dei nostri fucilieri di Marina. Abbiamo parlato di sopravvivenza con Piero San Giorgio. Abbiamo parlato di storia e di grandi italiani con Marco Valle. E questa sera parliamo di un corpo militare leggendario. Ne parliamo con Danilo Pagliaro, che ringrazio. E questo corpo militare si chiama Legione Straniera Francese, di cui Danilo appunto è istruttore ed è un veterano, diciamo. Io, visto che molto spesso si sente parlare della Legione Straniera, ma sempre indirettamente, io volevo chiederti cos'è realmente la Legione Straniera e perché hai scritto questo libro. Allora, buonasera. Mi sentite? Mi sentite il microfono? Allora, facciamo così anche mi piace. Io sono un militare, anzi sono un legionario, non sono un professore in cattedra, quindi mi metto qua. Sentite ancora meglio, stiamo meglio. Adesso parleremo, Emanuele mi farà delle domande, darò delle risposte, proverò a chiarire un po' determinate cose. Quello che mi piacerebbe, se avete delle domande, delle cose che vorreste sapere, me le chiedete, così invece di essere qua a fare il professore, che non sono, instauriamo un dialogo e così la serata va avanti più facilmente. Una piccola cosa, evitate gli applausi. Negli ultimi 25 anni ho preso più calci nel sedere di applausi, mi mettete veramente in difficoltà quando anche perché non c'è nessun motivo per applaudire. Ho fatto niente di più di quello per cui sono pagato, per cui. Ultima cosa e dopo entriamo nel vivo della serata. Se suona o vibra il telefono vado a vedere chi chiama o che messaggi arrivano. No per maleducazione o perché non vi consideri abbastanza importanti o più importanti del telefono, perché sono un legionario in servizio attivo e anche se siamo in licenza, permesso, vacanze varie, siamo tenuti in ogni caso a sapere cosa succede perché potrebbe essere che si è richiamati e su un colpo di fischietto si parte di qua di là. Quindi nell'eventualità, perdonatemi in anticipo. Dunque, domanda. Intanto volevo ricordare che il libro lo potete trovare al nostro banchetto, in fondo alla sala, insieme a molto materiale della Legione Straniera, per cui appunto anche delle foto fatte da fotografo ufficiale e altro materiale, e quello sarà offerta libera. Domanda. Riparto la prima domanda. Perché ci troviamo la Legione Straniera? No. No, cos'è la Legione Straniera? Perché molto spesso si sente parlare indirettamente della Legione Straniera. Cos'è la Legione Straniera? La Legione Straniera non è niente di più di un corpo facente parte le forze armate francesi. Allora smitizziamo subito i mercenari, smitizziamo subito le forze speciali, smitizziamo subito le operazioni clandestine o non so che cos'altro. Siamo semplicemente né più né meno di gente normalissima, con due braccia e due gambe, come tutta la gente del mondo e come tutti i militari del mondo, abbiamo dei documenti francesi, siamo pagati dal Ministero della Difesa francese e non siamo né quelli che fanno le cose segrete, né quelli che fanno le cose sporche. La guerra è sporca, ma non è che facciamo una cosa diversa o non so cosa. Non facciamo le cose clandestine, non facciamo le cose di cui non si può parlare, siamo un corpo d'élite. La Legione Straniera è riconosciuta come facente parte, come essendo un corpo d'élite, né più né meno. Come ci si arruola nella Legione Straniera? Soprattutto perché ci si arruola nella Legione Straniera? Allora, come ci si arruola è semplicissimo, c'è un protocollo, c'è una procedura. Bisogna avere un passaporto, bisogna avere un documento di identità valido. Allora siamo in Europa, per cui
È vero che la carta d'identità è il documento valido accettato per l'espatrio, però è anche vero che la carta d'identità è facilmente o più facilmente falsificabile, mentre invece il passaporto è già un po' più complicato. Per cui, indipendentemente dalla nazionalità d'appartenenza, la cosa migliore da fare è avere con sé un passaporto. Si va a Aubagne, che è un posticino vicino a Marsiglia, ci si presenta ai cancelli della regione straniera, si dice: io sono qua, sono talmente tanto rimbambito che voglio ruolarmi in legione straniera, e via, e si comincia. Non ci sono concorsi, non ci sono domande da fare, non ci sono periodi particolari. 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno, una persona va a Aubagne, va ai cancelli della regione straniera, dà un passaporto, passa subito guardando il posto di guardia a sinistra, c'è una porticina con sopra una sbarra, il caporalchef che sarà in servizio in quel momento uscirà, gli farà fare 5 attrazioni, se le fate si continua, se no si va a casa di Messi. Se fate le 5 trazioni in maniera regolare, c'è un semplicissimo test di logica, per cui non serve parlare l'italiano, il francese o l'inglese o nessuna lingua al mondo, sono quelle cose tipo i cubi, le piramidi, i cerchi, le cosine, e anche quello, se si supera, si entrerà in caserma e si comincerà con la procedura di arruolamento. Se non si supera neanche quello, si, come prima, si va a casa. L'arruolamento in legione straniera dura 2-3 settimane. Ci sono una serie di prove di ogni genere, fisico, psicotecnico, sportivo, medico, una montagna di esami medici. Ogni prova è eliminatoria. Qualsiasi cosa, non c'è un punteggio per cui si può recuperare. In legione straniera è tutto tanto chiaro: chi merita va avanti, chi ha la minima cosina va a casa. Non ci sono ricorsi, non ci sono i sindacati, non ci sono io protesto, è così, è tanto chiaro. Una prova fallita, via. Requisiti per arruolarsi, semplicissimo: bisogna essere perfettamente sani e solidi fisicamente e psicologicamente, altre cose non ce ne sono. Dopo, da mesi, da tanto, tutti sta gente che mi fermo mangiando, abbiamo visto un paio di messaggi, che dico sempre: bisogna essere sani e perfettamente sani. E dopo c'è quello che risponde: io sono perfettamente sano, ma ho un principio di scoliosi, o io ho l'orticaria, o io ho un'allergia, o io... Perfettamente sani vuol dire che non si ha niente, non si hanno allergie, non si hanno malattie di nessun genere, non si hanno piccole disfunzioni, non si ha niente, si è assolutamente e perfettamente sani. Tutto qua. Non serve essere Superman, non serve avere il fisico eccezionale, non serve avere delle prestazioni particolari. Alla fin fine le prove di base sono 5 trazioni, una corda, 30 mi sembra, una trentina di addominali stesi per terra con le gambe su una sedia e un test di resistenza che ogni tanto cambia, una volta il test di Cooper, una volta il test di Duplessis. Attualmente si è ritornati sul test di Cooper, anche là niente di... bisogna correre su pista, quindi in piano, in tenuta da ginnastica, quindi si ha anche quella facilità, 12 minuti, e il minimo, la distanza minima da coprire in 12 minuti sono 2800 metri. Chi è abile a volare, scusate, chi è idoneo, chi fa queste cose, è idoneo per essere arruolato in regione straniera, chi non ci riesce, va via. Non ci sono conoscenze, amicizie, l'attrapage, possibilità di recuperare. Ogni tanto dico, ridendo, la regione straniera è biblica. Dio ha detto sì, è il vostro linguaggio, sì, sì, no, no. E per la regione straniera è questa.
Sì, no. Sei buono, sei idoneo, non sei idoneo. Sei capace, non sei capace. Vai avanti, non vai avanti. È tutto super chiaro. Mi sono attardato un po' di più su questo, perché la domanda che mi ha fatto subito dopo Emanuele, perché ci sarà la riunione straniera. In riunione straniera siamo all'incirca 7500 uomini in tutto, nel mondo. Ci sono 7500 motivazioni diverse. Perché un legionario se vuole una legione straniera? Oltretutto, questo è un problema che ogni tanto torna, un problema, una domanda, un dubbio, che torna ciclicamente quando parlo con voi, quando parlo con dei civili, quando parlo con dei non legionari, perché a noi personalmente, perché una persona vuole arruolarsi in legione straniera, non è che ci interessi poi troppo. A parte i servizi di sicurezza fanno un'indagine molto approfondita tramite Interpol nel posto dal quale il candidato legionario viene, perché contrariamente a quello che si pensa, se si hanno crimini di sangue, se si hanno crimini di sesso, se si hanno crimini di droga, in legione straniera non si entra. Nei film, nella letteratura, nelle canzoni, sì. Fra i quattro esaltati che discutono nel bar e che vi dicono io so, io ho visto, io ho fatto, palle. In legione straniera bisogna essere non perfettamente puliti, si accettano determinate cosine, ma le determinate cosine sono le rogne con il fisco, sono la moglie che ti corre dietro, è la famiglia per questioni di eredità, è la cosina così. Omicidi, violenze carnali, pedofilia, le cose veramente grosse. Pedofilia, non provatevi ad avere problemi del genere arrivare in legione straniera, perché non uscite neanche dalla legione straniera, passate direttamente dai carabinieri, la gendarmerie, ma prima di passare dalla gendarmerie vi fate un bel soggiorno in ospedale, perché è veramente tanto, ma tutto quello che è violenza di qualsiasi genere fatta sulle donne o sui bambini, che sia violenza fisica, che sia violenza sessuale, che sia violenza di qualsiasi genere, in regione straniera è particolarmente mal vista. Per cui le motivazioni, sicuramente un legionario, tutti i legionari, tutti noi della regione straniera, a un certo momento della nostra vita siamo stati in rottura con la società, ma in rottura con la società non vuol dire che abbiamo ucciso qualcuno, che abbiamo... vuol dire che a un certo momento la vita ci andava stretta, vuol dire che a un certo momento non andava più, vuol dire che a un certo momento ci siamo trovati fuori dalla linea tracciata. Vuol dire che quando mi sono arruolato io c'era un ragazzo che si chiamava, che chiameremo Porto, che veniva da Ancona, che lui mi diceva io mi devo arruolare perché se torno indietro ma finisco in galera da una velocità. Ma perché? Perché era, non mi ricordo più, era un artigiano di sicuro, o elettricista o idraulico, una delle due. Aveva la sua piccola impresetta, ci sono stati problemi, dopo ci sono stati i debiti, dopo c'è stato il fisco, quindi la guardia di finanza sulla schiena, le tasse sulla schiena, tutto questo ha fatto che la vita in famiglia è andata male, la moglie sulla schiena, questo è preso, è sparito, è venuto a nascondersi in legione straniera. Ed è ancora in servizio insieme a me, papà, insieme a me. Non è lo stesso reggimento, ma è ancora in servizio. Ci siamo arruolati insieme. Queste cose sì, sono accettate dalla legione straniera, questa può essere una motivazione, ma ripeto, le grandi miti, le grandi leggende della legione straniera, criminali, assassini, delinquenti che si nascondono, anche perché, e finiamo col discorso motivazioni, vi potete nascondere, ci possiamo nascondere, tra virgolette, perché è vero che ci viene assegnata da autorità un'identità nuova, che viene chiamata identità, un'identità declare, un'identità dichiarata, siamo messi sotto anonimato, ci cambiano l'identità, realmente l'identità è nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, maternità, paternità,
sono i servizi segreti militari, ma non è un gioco, non è uno dice, boh, tu ti chiami Franco Rossi, è fatto in una certa maniera. E abbiamo veramente altri documenti, carta d'identità, passaporto, patente, conto in banca, non possiamo avere il conto alla posta, il libretto alla posta, il conto postale, è fatto con una nuova identità. Ma questa nuova identità, contrariamente a quello che si pensa, non è vero che me la tengo. L'identità fittizia, nel momento stesso in cui decadono i motivi per cui sono sotto protezione, sotto identità falsa, mi viene data immediatamente la mia identità. Ed in ogni caso, se per qualche motivo, oggi si fa sempre di meno, ma se per qualche motivo richiedo e la legione straniera accetta di lasciarmi la mia nuova identità nel momento stesso in cui esco dalla legione straniera, che sia dopo 5 anni, che sia dopo 30 anni, 40 anni di servizio, riprendo la mia vera identità. Tutte le cavolate, vado, sparisco, cambio identità e mi faccio la vita nei film. La realtà è un po' diversa. Come dici tu, la legione può darti una seconda possibilità, anche perché tu spieghi anche il fatto che ci si può arrivare fino a 40 anni. Dai 18 ai 40. In Italia a 40 anni serve che puoi fare qualsiasi cosa praticamente, per iniziare almeno. E invece la legione ti dà una possibilità, ti dà una nuova patria, una nuova famiglia. Cosa significa esattamente il termine che più si conosce, che è legge patria nostra? Legge patria nostra cosa significa? Ma lo dice... è complicato. Legge patria nostra in latino vuol dire la legione è la nostra patria. E cosa abbiamo capito? Niente. Abbiamo tradotto il latino e l'abbiamo trasposto in italiano. Sono 23 anni che sono in legione straniera e mi è difficile capire il significato profondo di quel la legione è la nostra patria. E sinceramente non sono in grado di spiegarvelo, ma capire il segreto della legione straniera, contrariamente ai quattro imbecillotti che infestano internet, i network, le piazze, i bar, gli amici, io sono un legione, io so, io conosco, io ho fatto, che non sanno niente, non hanno fatto niente. Io da una vita che ci sono dentro e dirvi che cosa voglia dire legge patria nostra è un grosso problema. È veramente complicato, perché patria, ma patria nel senso la casa. Ogni legionario mi potrebbe dire perché la legione è la sua patria, ed è la nostra patria, il che non vuol dire che si rinnega la patria d'origine, l'Italia. Io sono sempre cittadino italiano, fierissimo di essere cittadino italiano, il problema non si pone. Legge patria nostra, a un certo punto della mia vita, per mille motivi che mi riguardano, se potevo pensare a casa, casa, la parola casa. Adesso io non voglio segnare niente, ci mancherebbe anche quella, ma la parola casa, ma il senso profondo di casa, quel posto dove sei in sicurezza, quel posto dove non devi guardarti alle spalle, quel posto dove il nido del passerottino, casa, cipezzotto, il tronco dell'albero, e all'interno sono là con le provviste, che faccia vento, che ci sia più casa, la parola casa. Ma sapete cosa vuol dire? Scusate se vi parlo così, ma casa, per me è quella casa, questo senso profondo di casa. A un certo punto della mia vita erano quei 3 metri quadrati intorno a un letto, con un armadietto a 2 anche nel quale c'era tutto quello che avevo della mia vita, e sopra l'armadietto c'era uno zaino pronto a partire, perché in legione come era, così è anche in questo momento, su un colpo di fischietto devi solo prendere lo zaino, hai tutto dentro per partire in maniera autonoma dovunque nel mondo. Quella era casa, il senso di legge patria nostra, la patria, la patria, c'è la radice pater dei latini, è dove hai veramente il tuo riferimento, è la legione.
e si capisce anche in maniera molto più semplice, c'è gente che viene dall'Italia come me, ci sono dei francesi, ma c'è gente che viene dall'Australia, dal Vietnam, dall'Laos, dalla Cina, da 20.000 km di distanza. È difficile da capire. È veramente casa tua, quella legge patria nostra, è veramente il senso profondo della famiglia. La tua famiglia, papà, la mamma, i fratelli, gli amici, la gente con la quale sei nato, cresciuto, ma sono a migliaia di chilometri di distanza. Io ho pianto sulla spalla di un legionario quando dovevo piangere, perché anche i legionari piangono. E chi vi dirà che non è vero è un emerito imbecille che ha bisogno di provare non si sa bene cosa. Un certo punto della mia vita, se avevo un regalo il 24 dicembre per Natale, è perché il mio capitano mi faceva un regalo, il mio colonnello mi faceva un regalo, ma non perché mi chiamo Terrini Pedro all'epoca o Danilo Pagliaro, perché in legione straniera, ecco il senso, cos'è legge patria nostra, in legione straniera Natale è la festa della famiglia. La famiglia vuol dire che innanzitutto tutti i legionari, per unità, per compagnia o per squadroni, passano Natale insieme. C'è una stanza che viene, una sala grande, che viene assegnata ad ogni unità da combattimento, nella quale ci si ritrova dopo la messa, e lì si fa una festa per aspettare mezzanotte per Natale. E durante questa veglia di Natale, il capitano comandante ha comperato un regalo per ognuno dei suoi legionari, dal capitano in seconda, dal suo aiutante, fino all'ultimo dei legionari arrivati. E il colonnello comandante in reggimento ha fatto la stessa cosa, per un regalo per tutti i suoi legionari di tutto il suo reggimento. Questo è il senso di legge patria nostra. Natale è la festa della famiglia, la tua famiglia è la legione. E ci si comporta come con una famiglia. Ti fai i regali, sai, si fa l'albero, si fa il presente, indipendentemente dal colore della pelle, dal credo, dall'origine, dalla religione d'appartenenza, anche perché non hai una religione d'appartenenza. In legione non sei cristiano, musulmano, non so cosa, in legione sei legionario, e in legione straniera, si è in Francia, si festeggia Natale. Non si pone neanche la domanda o il problema, se sarà giusto o sarà sbagliato. Che sia giusto, che sia sbagliato, è casa mia e si fa così. E chi vuole ci sta, e chi non vuole va. È così semplice, la democrazia assoluta. Sei in legione da 20 anni? 23. 23 anni. E quindi sei in Francia da 23 anni? Perché di più? Sono straniero da 23 anni. Come vedi il cambiamento della società italiana, degli italiani, anche di quelli che vengono in legione, in tutto, cioè da quando sei in Francia, da quando sei in legione ad adesso, come è cambiata l'Italia vista da fuori? Io non so come sia cambiata l'Italia vista da di fuori. Sicuramente c'è un'evoluzione, non so se sia un'evoluzione, c'è un cambiamento terribile, un cambiamento che incide per forza di cose anche sulla gente. Ma io vedo dove vuoi arrivare te. Come vedo l'Italia? Io la vedo attraverso vengo spesso in Italia, ho contatti in Italia, sono italiano, sono nato a Ravenna, ho abitato un certo numero di anni a Trieste, e il resto della mia vita l'ho fatta a Venezia, fino a quando sono partito in legione. Voglio dire, la gente che si parla rispetto alla legione straniera. La legione straniera è nata nel 1831. Gli italiani sono la prima o la seconda nazionalità più decorata della legione straniera. Sapendo che in legione straniera, per avere una medaglietta di cioccolato devi vincere due guerre da solo, è tanto difficile, prima di avere una letterina di felicitazioni è già complicato, e gli italiani si sono sempre comportati in un certo modo. Però è vero, non stiamo parlando degli stessi italiani di questa generazione, perché
la differenza che si può fare con gli italiani di queste generazioni. Sono, anche là vi do dei dati di fatto che non sono discutibili, cioè che non si possono mettere in dubbio. Per quello mi sentite dire, io ho visto, io ho fatto, io ho detto, non è una idea di protagonismo, è per dire, non vi sto riportando delle cose che ho sentito. Quello che vi dico è un qualcosa che ho visto, che ho fatto, io ero lì. Non è discutibile questo. Dopo possiamo discutere se è bene, se siete d'accordo, se siete contrari, se è bello, se è brutto. Evidentemente questo è discutibile. Ma il fatto in sé, quello non è discutibile. È così. Cosa è successo? Questa piccola premessa per dirvi che, semplicemente, tornando agli italiani di queste generazioni, io sono rientrato da Djibouti nel 2001. Dal 2001 al 2007, sono tanti anni, voglio dire, non è uno, due, la totalità degli italiani, adesso non so se erano 20, 30, 50, cambia poco, la totalità, il 100%, tutti gli italiani che sono arrivati assegnati al primo reggimento straniero di cavalleria dal 2001 al 2007 hanno disertato. Ecco come io vedo il cambiamento dell'Italia dall'estero, senza guardare all'Italia. Cioè, pensatevi un po', io italiano, ma io francese, io inglese, io poco importa, sono in Francia, ho un certo tipo di lavoro e 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per 7 anni vedo gente di una certa nazionalità che arriva e tutti, dopo 1, 2, 3 mesi, disertano. Che tipo di... non so cosa posso dire di questa gente, da dove vengono, che tipo di gente è. E oltretutto, siccome sono italiano e questi erano italiani, io ci parlavo anche con questi, ma ce ne sono alcuni che venivano a dirmi, sai, brigadier Jeff, io domani uno ex sottufficiale, la vergogna tanta roba, ex sottufficiale della Marina Militare, che davanti alla gente che era là, dichiarandosi anche che era stato sottufficiale di firma, no, io ero sottufficiale di leva in Marina, questo era in Marina, aveva firmato, l'ho fatto non so quanti anni, è venuto a dire davanti a tutti che il giorno dopo avrebbe disertato perché da tanto, era tarantino questo, mi guardava e mi diceva, brigadier chef, qui si lavora, dico non ho capito, ma in Marina non si lavora, e questo diceva, sì, sì, si lavora, ma non si lavora come qua, ma è pazzesco. In Marina tu cominci alle 8 di mattina, ma vai a bar, ti fai il tuo caffè, ti fai le tue cosine, vai a lavorare, fai quello che devi, lavori, a mezzogiorno vai a mangiare, carità, dopo stai un po' tranquillo, ma dopo il pomeriggio, la serata, è finita, non ci sono questi ritmi. Guarda, con gli occhi stranguzzava, gli occhi dicono, qui si lavora, qui dalle 6 di mattina alle 6 di sera si lavora, oltretutto è vero, alle 6 c'è la sveglia, si finisce alle 6 di sera, sono 12 ore, non cercate le 35 euro nella giornata straniera, state qua perché lì non le avrete, e si è pagato poco oltretutto. Cioè, voglio dire, i motivi per cui la gente va via è incredibile, non è la gente che ho conosciuto io qui, ho lasciato l'Italia 25 anni fa. Non stiamo dicendo che il bello e il brutto non ci sia dovunque, ci mancherebbe anche quella. Non sto facendo una critica all'Italia o agli italiani perché non sono italiano e vivo l'Italia fino alla fine. La mia suoneria sul telefono, se qualcuno ha dietro il mio numero fa suonare il telefono, c'è l'inno d'Italia, giusto per dirmi uno. Il giorno della festa nazionale ho la mia bandiera italiana, la festa nazionale, il 14 luglio, la festa nazionale italiana. Però effettivamente ci sono questi problemi, ci sono realmente questi problemi, c'è, non lo so, io non mi ricordavo una cosa del genere, vengo contattato da decine di persone, poi dopo il libro ancora di più, le domande che vengono fatte è quanto si guadagna, quando ho le licenze, posso tornare in Italia, ma non ho capito, cos'è che vuoi venire a fare? Stai cercando di rifarti una vita, stai cercando di venire a lavorare, stai cercando una paga che non è disprezzabile, voglio dire,
militare o non militare, bisogna mangiare, ci vogliono soldi, ci vuole uno stipendio. Ma cos'è che cerchi? Cerchi uno stipendio, cerchi un lavoro, cerchi, come fanno i nostri amici cinesi, di fare 5 anni per dopo avere la nazionalità francese, cerchi, che cavolo cerchi te, o cerchi la licenza, i giorni, la libera uscita, ci sono dei valori che sono totalmente sballati. Secondo me, dico bene secondo me, non sono né Dio né i profeti, non sono il detentore della verità, dico quello che vedo. Una cosa che mi ha colpito è il fatto che comunque non si parla solo di la differenza tra magari con gli altri corpi, è un addestramento sicuramente più forte di cui parla il libro, ma è anche la scuola di vita che ti può dare, perché avendo persone di 120 stati, di tutti gli stati del mondo, la legione ti insegna la lingua, ti insegna anche le cose base. Sì, è quello che se ne parlava. In legione straniera tutti parlano la guerra, la violenza, gli strippamenti ISIS, Daesh, il Libano. Per carità, abbiamo ISIS, Daesh, il Libano e la guerra, è il nostro lavoro. La legione straniera, la ricchezza immensa, il privilegio che ha qualcuno di poter servire in quel corpo, è, secondo me, è completamente diverso. È quello che diceva appunto Manuele, è una scuola di vita, è incredibile. Ma quando si dice una scuola di vita, non so se riuscite a realizzare bene, cioè ci sono appunto 120, 130 nazionalità diverse, il che non vuol dire che abbiamo delle lingue diverse o dei colori di pelle diversi o delle religioni o cosa so io. Sì, evidentemente c'è anche questo, ma quando noi facciamo l'istruzione di base, partiamo a Castello d'Aria, abbiamo i primi 4 mesi di formazione di base, e di questi 4 mesi il primo mese siamo in una, la chiamiamo la ferma, una fattoria persi in mezzo ai boschi nella zona dei Pirenei. Lì ci sono dei corsi di come si mangia, di come si tiene la forchetta, di come si taglia la carne. Probabilmente non mi credete, ma non ho motivo di dire. C'è gente che non ha mai visto una forchetta, sono pochissimi, evidentemente sono pochissimi, ma c'è gente che non ha mai conosciuto l'uso della forchetta, e bisogna spiegargli come si fa, e ci sono i corsi. Il primo mese, dopo no, ma il primo mese fra i vari corsi c'è come si mangia, come si sta a tavola, come ci si lava, come si usa il sapone. C'è il caporale che si spoglia, ci sono le dose protettive, ti viene il caporale sotto la doccia e ti dice, bene, ci si lava così. Questo è il sapone, ci si insapona così, dopo si fa così, dopo noi marciamo, gli anfibi, in mezzo alle dita, attenzione, come ci si asciuga. Attenzione alle dita, perché se vi lasciate un po' di umido, dopo mettete gli anfibi, dopo fate le micosi, dopo vengono fuori, dopo vi prude, dopo le vesciche e bla bla. Ci sono i corsi di questo, la gente fa da ridere, può darsi, ma io sono stato testimone di gente che mi diceva, nepalese, io il pane, ragazzotto di 23-24 anni, io il pane la prima volta che l'ho mangiato è stato in caserma della regione straniera, sapevo che esisteva, nella mia vita non avevo mai mangiato pane. Va a spiegargli che si rompe in un modo, si rompe nell'altro, si taglia, ok, cioè sembrano stupidaggini, ma questa è la legione straniera. La legione straniera è un negrotto, così, un faccione, un sorriso simpaticissimo, lo metto in acqua, in mare, perché stavamo facendo la prima lezione del primo corso di subacqueo, io sono un subacqueo, e questo viene su dall'acqua, ma con gli occhi, aveva le stelle negli occhi, aveva scoperto, e cosa aveva scoperto? Brigadier Chef, è salata! Dico, che cazzo dici? Cosa è salata? Cioè, non ho capito. Cioè, ma voi direte, ma cioè, mettetevi un attimo in quella... Cioè, cosa è salata? E questo è l'acqua. L'acqua è salata, dico, ma vedi, di fondelli? Ma no, Brigadier Chef, sapevo che è salata. È la prima volta in vita mia che tocco il mare. Questa è la legione straniera.
questa è questa varietà di... Ce ne sarebbero da dire talmente tanti, se avete delle domande, se avete delle curiosità. Quando si dice la Torre di Babele, quello di cui dice, sono questi episodi che sono tanto distanti dalla morte e la guerra. È logico, la morte e la guerra, il nostro lavoro è la guerra. Che non vuol dire fare la guerra, ma andare in zone dove c'è guerra, in zone dove c'è pericolo, in zone dove realmente si muore, si può morire, per carità di Dio. E anche là ci sarebbero montagne di cose da dire, ma vale la pena di parlare di cosa? Di violenza, di sangue, di strippamenti? Non è veramente lo scopo, anche perché la violenza, il sangue e gli strippamenti, un pompiere vi può dire le stesse cose, un qualsiasi militare che non faccia il buffone, che sia veramente un militare, ha fatto zone da combattimento e vi dirà le stesse cose che abbiamo visto noi della regione straniera, esattamente le stesse. L'unica differenza probabilmente è che parlato di altre volte con i camerati francesi delle forze regolari o italiani o inglesi o a differenza delle forze armate regolari, un legionario va in zona di guerra ogni anno minimo da 4 a 6 mesi l'anno, non è una volta ogni tanto, ogni 2 anni, ogni 3 anni, ogni non so cosa. Ogni anno d'autorità vai in zona di guerra e stai dai 4 ai 6 mesi, sapendo che a volte quando le cose diventano un po' più dure fai in 2 anni puoi fare 13-14 mesi di zona di guerra, sui 2 anni vai via 4-5 mesi, torni 2 mesi, ma succede qualcosa di vai, riparti. Quindi al limite l'intensità è un po' diversa, ma la regione straniera, la grande ricchezza della regione straniera sono queste cose qua. Sì, dimmi, mi chiamo del tuo, io mi chiamo Danilo, perché c'è tanta gente che aveva signore, carità di Dio, Danilo del tuo e va tutto bene. Buonasera. Ciao. Vedo che proprio la regione questa nebulosa. Un reggimento di alpini dov'è quando non è in guerra? Ma perché un legionario dovrebbe essere in una casa, in una famiglia? Quindi fate vita con il casale una sempre? L'ho detto all'inizio, cos'è la regione straniera? Siamo un corpo delle forze armate, un corpo di lì, delle forze armate francesi. Quindi cosa fa un legionario? Un legionario in caserma, alle 6 di mattina, fischietto, sveglia, alle 6:10 è nella tenuta a Cioncini, con Fradito, in Fradito si prende una parte di botte che metta basta. Calzoncini, scarpeggia la ginnastica con i calzini messi bene in quella maniera, in quella posizione. Per l'appello, finito l'appello verso le 6:30, 6:20, 6:30, ha fino alle 7 per riordinare il suo letto, quindi deve essere sfatto, le coperte vanno piegate in un certo modo, con le pieghe in una certa posizione messe lì, le lenzuola così così lì, il cuscino così così lì, dopodiché la stanza deve essere pulita, lui deve essere lavato, pulito, rasato e tutto bello in ordine. Alle 7 apro corpo di fischietto, comincia la corvée escadron, quindi la pulizia, le corvée, le pulizie delle parti comuni interne all'edificio, quindi tutto quello che è uffici, gabinetti, locali sanitari, le docce, le scale, tutto quello che è interno allo squadrone, alle 7. Alle 7:30 altro corpo di fischietto, si va giù, ci si mette su due righe e si fa la corvée quartier, la pulizia di tutto quello che sono le zone esterne adiacenti all'edificio. E quindi si
fa un giro completo e tutto quello che è, che non è il cemento, ma tutto, dalle foglie alle cartine, tutto viene raccolto a mano, a mani nude, buttato via, e alle 8 c'è la donata. Alle 8 c'è la donata, terminata la donata, qualche minuto, sport. La divisa per lo sport è calzoncini corti, e se fa un freddo cane viene accettato, ma allora deve fare veramente freddo, freddo deve esserci la neve, allora hai la suite, come si dice? La felpa, perché sennò anche con freddo freddo c'hai la ghettina e il corpettino, e in estate c'hai la panottiera. Rigorosamente calzoncini corti, regione straniera non hai freddo. Non ci si pone anche il problema, è così, gambe nude, e fai sport. Finito lo sport è allora un footing, una corsettina, il lunedì ti metti in moto, quindi fai un footing corto, effettivamente, tra gli 8 e i 10 km, il martedì un po' di più, il mercoledì, il giovedì fai o la distanza, fai una mezza maratona, fai 20-22 km e il giorno dopo fai una quindicina di chilometri ma in tenuta da combattimento. Venerdì, prima del weekend, ti calmi perché dopo ci sarà il weekend, quindi fai un altro footing leggerino, 8-10 km. Sabato, domenica, se non sei di servizio, di allarme, consegnato, punito, in cella o cosa so io, sei libera uscita. Comunque, una volta terminato la corsettina, fai l'addestramento di base, fai delle corde, fai un po' di trazioni, fai delle flessioni addominali, fai dello stretching, e doccia, e alle 10 comincia l'attività lavorativa. Dopo, là bisogna vedere cosa fa questo legionario. Se sei cuoco, perché ci sono i cuochi anche in regione straniera, solo che il cuoco non fa il cuoco prima è un legionario, quindi prima fa le pulizie, l'addestramento, le corse, l'attività fisica, dopo va a fare il cuoco. Quindi se sei cuoco vai a fare il cuoco, se sei infermiere vai in infermeria, se sei fuliere vai in fuleria, se sei nei reparti, nelle unità da combattimento, beh, ricominci o fai, dipende. Puoi fare addestramento all'identificazione, puoi fare le marce, le corse di orientamento e quindi riparti a correre, puoi fare percorso ostacoli, puoi andare a sparare, puoi, dipende cosa fai. Fino a mezzogiorno, si mangia, da mezzogiorno alle 2 si è liberi, tra virgolette, perché all'1 pulizia delle parti interne dello squadrone, all'1:30 pulizia delle parti esterne dello squadrone, alle 2 adunate si riprende la giornata, fino alle 6. Alle 6 cartier libero, libera uscita. E quindi anche là, se non sei punito di servizio, di guardia, di pronto intervento, di allarme, di quello che è, sei libero di uscire fino alle 6 della mattina dopo. Un legionario può sempre uscire dalle 6 di sera alle 6 di mattina. Ecco la giornata tipo di un legionario. Sapendo che dopo, una volta al mese, fai una marcia di un paio di giorni e una notte, quindi sei preso fuori così, una notte al mese fai una marcia di notte, a volte fai tiro di notte, quindi vai a casa un po' più tardi, perché mancherà il problema, vai a casa, chi può andare a casa? Un legionario alla base vive in caserma, un legionario semplice, un legionario di prima classe, un caporale o brigadiere in cavalleria vive in caserma, un brigadier chef, un caporal chef ha la possibilità di vivere al di fuori, però io ho casa mia, ma ho la mia stanza dentro il reggimento, perché non è che fai la vita come gli altri, ma il capitano comandante non è che gli altri fanno, il capitano va a casa. Altra cosa molto particolare della regione straniera, questi ritmi li tiene il capitano, questi ritmi li tiene il colonnello,
evidentemente il capitano e il colonnello non vanno a pulire i gabinetti, ma tutto quello che è marce, tiri, corse, cioè, il capitano è davanti, il colonnello è davanti. Una cosa magnifica, io non lo so, così mi dovrei fare una domanda, vado avanti su questa cosa, mi interessa, non mi... se avete dei problemi me lo dite. Una cosa incredibile che io ho scoperto in Legione Straniera, che è uno dei motivi per cui sto andando via, è che in Legione Straniera in 23 anni non ho mai sentito una sola volta, questo lo dico sempre, ed è qualcosa che dopo 23 anni mi meraviglia, mi inorgoglisce, non ho mai sentito dire andate. E non ho mai sentito dire mai una volta in 23 anni venite, ma ho sempre sentito dire seguitemi, sempre, che si trattasse della corsettina, che si trattasse dell'assalto al palazzo della radio in Repubblica Centroafricana, che si trattasse di quello che volete, ho sempre sentito dire qualsiasi grado seguitemi. Io dico, è favoloso. Abbiamo fatto una marcia che è stata particolarmente dura, il colonnello è il colonnello Dupont. Sto colonnello, il primo reggimento straniero di cavalleria, la punta di lancia delle forze operative pronte a essere proiettate del dispositivo d'attacco francese. Quindi siamo veramente sempre sotto. Colonnello che prende il comando di questo reggimento normalmente è un futuro generale, lo sono diventati tutti oltretutto, ogni colonnello che abbiamo avuto è diventato molto rapidamente generale, tranne questo colonnello Dupont che si è rotto le scatole, era veramente tanto particolare, era il soldato, ufficiale, accademia, scuola di guerra, il soldato, cioè, a me non interessa l'etichetta, non è, Dupont era il capobanda. Colonnello, quello che si vuole, ma il capobanda. Questo ci ha fatto fare una marcia di non mi ricordo quanti chilometri in 5 giorni, ma robe tipo, adesso non mi ricordo, ma cioè, quando dico non mi ricordo, 200, 40 km al giorno, 45 km al giorno, un giorno lo fai, due lo fai, 5 giorni. Alla fine, il quinto giorno, quando siamo arrivati, bussola alla mano, la gente camminava veramente così, perché le vesciche, le cose, i crampi, la Madonna, il colonnello era dritto, con lo zaino come tutti, quando siamo arrivati al punto di navigazione, bussola carta, a 8 km dall'arrivo, il colonnello ha fatto il pedale, 8 km, seguitemi. Ha preso, si è messo a correre, ha fatto gli ultimi 8 km di corsa. Una delle prove che noi abbiamo per il test di idoneità annuale è quella di essere in grado di correre 8 km in assetto di guerra, quindi con equipaggiamento, arma, zaino, casco, baionetta, via, in 45 minuti. Questo ha preso partito e è andato. Cioè, sono le cose belle che mi restano della Legione Straniera. No, la cosa è che andare vengo io e il male che faceva, ma voglio dire, prende parte, come fai, è il capo, è un colonnello, cioè non so se ci rendiamo conto, è una persona che gestisce un'impresa di 900 uomini, voglio dire, una fabbrica di 900 uomini, il direttore, cioè quello è un colonnello, solo che in più gestisce, no, della gente che se sbaglia la macchina viene fuori male, cioè si va in combattimento, prende parte, cosa volete fare? Cioè, prendi, cominci a piangere e vai. Questo è il bello della Legione Straniera, questi sono i nostri ufficiali, attenzione perché sembra tutti di via, come no, c'è il brutto anche da noi, c'è il lavativo anche da noi, c'è il disertore, c'è l'ufficiale che rompe le balle, come c'è il legionario semplice che tira indietro, c'è tutto quello che volete, però ho dei ricordi veramente particolari di questo genere di cose che sono successe e
non le ho viste, non ho neanche sentito altrove della gente che mi dicesse ho visto anche io una cosa del genere o ho sentito che hanno fatto una cosa del genere. È logico che c'è gente in gamba alla stessa maniera in Francia, in Italia, dovunque. Personalmente non li ho visti, mentre invece ho visto il mio capitano, capitano Bordier, durante l'assalto al Palazzo della Radio il 22 maggio del 1996 in Repubblica Centroafricana a Bangui, l'ultima sacca, erano fortificati, avevano i mortai, c'erano perché gli elicotteri che tiravano. Capitano Bordier si è messo su una jeep nostra, una peccato, la chiamiamo una T4, ha tolto la scoperchiata, ha abbassato il parabrezza, quindi proprio era, non ha messo giubbotti antiproiettile, protezioni, niente, non si è armato, ha preso uno stick come gli ufficiali inglesi, ha messo il berretto verde che il suo autista, il brigadiere Colas, gli ha detto: ma signor capitano, almeno l'elmetto, voglio dire, la spada. E la risposta del capitano davanti a noi, i secondi prima di partire all'assalto, ha detto: no, no, ah no, se mi metto un elmetto, di fronte pensano che siamo dei francesi, invece di fronte a noi stanno per morire e devono sapere prima di morire che moriranno per mano dei legionari. Quindi io vado con il mio berretto verde, devono capire che è la legione straniera che sta andando a prenderli, non i francesi. Questo è un capitano sposato con 3 figli all'epoca. È partito davanti a noi e al di sopra di mitragliatrici, mortai e elicotteri, sentì visto Cristo che quando è arrivato al Palazzo della Radio ha girato la schiena al nemico con disprezzo. E a noi, gli occhi negli occhi, ci dava i punti a moi la legione, alla mano la legione, e dava i punti di riferimento di tiro, di assalto, di entrata, di uscita, delle cose. Non ho preso neanche un graffietto, quindi non sono andati giù, questo era così, senza niente, neanche un graffiettino piccolo. Ufficiale, un nostro ufficiale. Quando hai della gente del genere, è logico che li segui, come fai a non seguirli? Come fai a dire no? Volevo chiedere, se hai detto una parolina, se sentivano tipo fiamme alla Bondrini, succedeva un casino, come hai detto la parola camerata? Sì, non c'è nessuno. Poi il fatto che la Bondrini tutti quanti che ti può dare da dire un po' fregarmene di meno, ma allora io sono un militare, sono pagato per eseguire gli ordini del governo, qualunque sia il colore del governo che dà gli ordini. Tutto il resto sono dettagli e cacchiate che lascio a chi può discuterne, al bar, a dove volete voi, non è un problema mio, né che si chiami Boldrini, né che si chiami come si chiama lei, perché è italiana, né che sia francese, proprio un po' fregarmi di me. E camerata lo dico per il semplice e unico motivo, che non ha nessuna connotazione politica quando lo dico io, semplicemente perché in francese si dice è un camarade, e quindi traduco camarade in camerata. Qua. E comunque, per aprire, per chiudere la parentesi, personalmente se qualcuno si sente offeso o gli brizzicano le orecchie perché dico camerata, è un problema suo, non è un problema mio. Io ho una persona che viene in combattimento con me o che ha vissuto anni con me, mangiando la stessa cacca, rotolandosi nella stessa cacca, e lo chiamo un camerata. Chi non piace è un problema suo. Quando parlo dell'Italia non mi avrete mai sentito dire e non mi sentirete dire che l'Italia è il mio paese. L'Italia non è il mio paese e non lo è mai stato e non lo sarà mai. L'Italia è la mia patria. A chi dà fastidio la parola patria? Che si chiami Boldrini, che si chiami quello che vuole. L'Italia è la mia patria, non è il mio paese. Si identifica una corrente politica, è un problema di chi la identifica. Io non ho nessuno, ripeto, sono un militare, eseguo gli ordini del governo e combatto per la mia
patria adottiva, patria adottiva, non paese adottivo, che è la Francia, e ho dei documenti italiani perché nonostante tutto la mia patria, patria, no paese. Volevo chiedere una cosa, certo. No? Perché c'è tanta confusione a riguardo della legione straniera. Molti associano la legione straniera a una specie di esercito mercenario tipo i Black Waters. Invece questa sera abbiamo capito che non è così, ma che diciamo segue un po' l'esercito francese, se abbiamo capito bene, no? Ecco, quindi volevo dire, lei ha detto. Tu hai detto che combatti, sei un militare per il tuo governo, quindi non ti poni problema il governo mai se ti fa fare una cosa giusta o se al governo magari ci siano degli impostori. Se ti dicessero di combattere contro gli italiani lo faresti? Ma evidentemente. Allora, ci sono tre cosine. Questi sono i miei documenti. Qua sopra c'è scritto Ministero della Difesa. Qui c'è scritto Ministero della Difesa. Non è Blackwater, non è mercenariato, non è niente. Anche perché, adesso divento un pelino volgare, ma un pelino così personale. Io dico spesso, ma trattatemi da coglione, ma do da mercenario. Perché io, alla fine della mia carriera, ho più in là non posso andare come grado. Come scaletta stipendiale non sono neanche al massimo, ho quello che in francese, non so se sia la stessa cosa in Italia, sono in una scaletta straordinaria, al di là del massimo. Ho l'anzianità, ho il grado, tutto quello che volete, io guadagno ogni mese 1670 euro al mese. Allora, ripeto, ditemi che sono un coglione, non ditemi che faccio il mercenario, perché mercenario a 1670 euro al mese, cioè c'è un piccolo problema là. Oltretutto, torniamo sul mercenario, il mercenario non ha documenti del Ministero della Difesa, il mercenario non ha una pensione, io non li ho mai, ma questa è una bella cosa, vedi, la tua domanda sarà in modo che a partire da questa volta, per tutte le prossime presentazioni che farò, però con uno dei miei, come si chiamano, ruolini paga, buste paga, foglio paga. È lo stesso foglio di uno dell'esercito regolare francese o dell'aeronautica o un carabiniere, un gendarme, un poliziotto, abbiamo uno. Questo non è essere mercenari. No, la mia era. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa, avevi detto combattere contro l'Italia. Prima vi ho detto una cosa, un'altra cosa che mi ha un attimo colpito però. Non ho capito se era una domanda, se era un'affermazione, se era no, era una domanda perché io mi rifacevo quello che il comune sentiva. Non a combattere con l'Italia, quando hai detto, tu hai detto che sei un militare, quindi non ti preoccupi. Non ti preoccupi se il governo ci siano degli impostori. Ma, perdonami, secondo te un soldato, non un legionario, uno della Folgore, uno della Marina Militare italiana, esegue gli ordini o deve pensare se glieli dà un impostore? Io credo che ci pensi anche. No, è un motivo, ho motivi per pensarlo anche. E siamo d'accordo, ma esegue gli ordini però, perché sennò si ammutina e non è mai successo per il momento. Cioè, un militare, un appartenente alle forze armate, un appartenente alle forze dell'ordine, evidentemente ha le sue idee, evidentemente non gli si può impedire di pensare, ma evidentemente esegue gli ordini del governo. Che il governo sia di sinistra, di destra, del centro, di quello che vuoi, che pensi che il governo sono ladri, farabutti e impostori, per carità di Dio, è l'idea sua, il fatto non impedisce che il militare esegue gli ordini del governo. Sto dicendo qualcosa di sbagliato, siamo d'accordo almeno fino a qua, ma non il legionario, il militare, il poliziotto, il carabiniere, ma non il carabiniere, il gendarme, il carabiniere italiano, a meno che non sia un reietto, a meno che non sia un... esegue, gli farà piacere o non gli farà piacere, ma quello è un problema suo, ma un carabiniere esegue gli ordini del governo. Sì, allora volevo capire qual è la differenza, io in buona sostanza, fra l'esercito regolare francese e legionari in buona sostanza, nel senso sono un po' come allora i Delta Force, per modo di dire. L'esercito regolare francese è composto da francesi, l'esercito, la legione straniera è composto da stranieri, da gente che non ha, anche da gente che non ha la nazionalità francese,
ed è considerato un reparto d'elite, per cui fa a volte delle cose un po' più pesanti delle forze armate regolari. Quando diciamo forze armate regolari vuol dire le forze armate francesi di nazionalità francese e la legione straniera, che è esattamente come le altre forze, abbiamo lo stesso statuto, solo che siamo stranieri. È accettato un paese che accetta la Francia, che accetta questo tipo di regolamento. E l'ultima domanda che hai fatto, anche lei, da spattare completamente: se domani la Francia dichiara guerra all'Italia, o viceversa, l'Italia dichiara, se domani c'è guerra Italia-Francia, io non devo neanche scegliere, non mi si pone nemmeno davanti al dubbio amletico: Madonna, sono, tra virgolette, soldato francese, ma sono italiano. Nel momento stesso in cui l'Italia facesse la guerra alla Francia, o la Francia facesse la guerra all'Italia, tutti i legionari di nazionalità italiana sarebbero presi e tolti dalle forze di combattimento per essere assegnati nei vari uffici. Mai la legione straniera è nata il 9 marzo del 1831, il decreto è stato firmato il 10 marzo del 1831, da quell'epoca a oggi mai un legionario è stato portato a combattere contro il suo paese, ma è sempre stato tolto. Dopo ci sono decine, centinaia di casi di gente che ha voluto combattere lo stesso, ma quella è una scelta sua. La legione non mi direbbe vai a combattere contro l'Italia. Se dopo io per qualche motivo dico non mi interessa, voglio andare, è logico che vado e che mi fa andare, non sarebbe il mio caso. Ma quello che è importante è sapere come funziona la legione straniera, e per quello che ho scritto questo benedetto libro. Gli strippamenti, la gente spaccata in due raffiche di mitra, ci sono decine di libri che parlano di queste cose, mentre invece probabilmente molti di voi stanno scoprendo degli aspetti che non conoscevano della legione straniera, e sono degli aspetti veri. È lo scopo del mio libro, far sapere come funziona, far sapere chi è veramente, far sapere che tutta quella gente, io sono qua dopo 23 anni, ma c'è gente che non è tornata, ci sono parecchie persone che non sono più tornate, e beh, non erano dei mercenari, non erano dei delinquenti, non erano dei criminali, era gente con due braccia, due gambe, che cercava di rifarsi una vita, che aveva speranza di riuscire, grazie alla legione straniera, a ricominciare in qualche modo, perché venivano da posti, da situazioni, da cose. E c'è gente che c'è riuscita, e c'è gente che è partita in mille pezzettini sul Monte Iman, in Cambogia, in Costa d'Avorio, nelle varie Sahara e via di qua di là. È giusto che si sappia. Secondo me è giusto che si sappia che quella gente era della gente che ha fatto delle scelte un po' particolari, sicuramente per andare in legione straniera è una scelta un po' particolare. Non è il ragazzetto che dice ah voglio cambiare, ho visto il film, voglio diventare un vero uomo, voglio diventare di tutti i colori, voglio diventare un vero soldato, voglio... Ah cazzo, se no ti vieni qua ti fai male. Se c'è qualche domanda dal pubblico, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Sì, volevo chiederti, magari velocemente, brevemente, il significato del titolo, mai avere poco, ovviamente, magari uno capirà se l'è sentito, ma se tu vuoi spiegarci. Certo, grazie, perché anche ieri ero a Follina e alla fine di tutto è venuta una signora molto simpatica anche, è un po' così, dice ma mi piace quello che ha detto, ma mai avere paura. E là il solito discorso che fanno tutti, che probabilmente molti di voi non mi avete ancora fatto, ma magari ve lo siete fatti, a dire ma non è, cioè paura, è normale avere paura, non si può non avere paura. E beh, io vi rispondo, ma evidentemente si deve avere paura. Ma io non mi vergogno a dire che ho avuto paura, ma io non mi vergogno a dire che ho pianto dalla paura, ma io non mi vergogno a dire che mi sono fatto la pipì addosso dalla paura, ma io non mi vergogno a dire che eravamo così dalla paura. Ma non è quella paura di cui parlo.
già vedere un attimino il libro, mai avere paura. Avevo dei sogni, degli ideali, delle cose, avrei voluto fare, me li hanno tolti. Avrei voluto arruolarmi in polizia. Sono andato a Roma Termini a fare i 3 giorni, i primi anni 80, mi hanno mandato via perché hanno detto che avevo le vene varicose. Le vene varicose 20 anni, ne ho 60, oggi io ho 60 anni. Faccio parte di un reparto molto particolare, di uno dei corpi degli più particolari al mondo, ma a 22 anni per le forze di polizia italiane avevo le vene varicose e mi hanno mandato via. Ma sono andato avanti, mi hanno rimandato via, ho fatto il venditore di libri, ho fatto la guardia giurata, ho tolto la guardia per rifare il venditore di enciclopedie, di pentole, di robot da cucina, la Folletto. Sono andato in Francia perché a un certo punto mi sono ritrovato che non sapevo, e Cristo, andiamo in Francia. Francia ho fatto gli asparagi, le vigne, le vendemmie, i meloni, ho fatto il macchinista in una compagnia teatrale, ho lavorato come portiere in albergo. Quello è mai avere paura, cazzarola, mai avere paura di andare avanti, non mai avere paura, è logico che il combattimento ti fai addosso dalla paura, ma mai avere paura di prendere una decisione e di dire vado, faccio, l'importante è fare. Cadi, ti rompi una gamba, vabbè, dopo un mese ti togli il gesso e vai avanti. Mai avere paura di combattere, ma non combattere e fuggire la mano. Di vivere, mai avere paura di vivere, mai avere paura di prendere una decisione. Cristo, mi entusiasmo da solo. E poi mai avere paura. Non è assolutamente mai avere paura dell'esaltato idiota. E quante volte le sento quando presento il libro. Sì, no, ma combattimento mai avere paura. Ma cacchio dice, combattimento mai avere paura. Quando comincia tutto a saltare, esplodere, roba che arriva, quello che cade, quello che urla, un pezzo di testa di là, un pezzo di stomaco di là, sangue, puzza, odore, gente bruciata, ci credo che hai paura, ma tanta paura, non è quella la paura di cui parlo. Chiaro? Posso fare una domanda? Nessuna? Sì, senti, nel caso di tantissimo dire la verità. Io ho avuto modo di conoscere il maresciallo che non ho mai fatto da 4 anni, combattente di Bianfu in Algeria, va a essere andare, e là di San Daniele, non sa di cosa era il maresciallo, perché mi pare che voi non andate su in grado. Sì, chiaramente. No, perché di solito si dice che prima un certo maresciallo in parte di campo per minare perché non è visto. Ma chi si dice? Allora, nelle sue memorie, Guzzanti dice che quando lui era figlio del potestà di un paese vicino a Udine, a un certo punto non era, forse era in qualche lista, diciamo, di costruzione, oppure comunque da dover in qualche maniera essere sotto controllo da ragazzo giovane, prese la sua casa del Guzzanti. Lui dice che per entrare nella legione straniera, forse allora io credo questo, nascose documenti ed entrò sul. Questo è quello che mi scrive la memoria. Allora è una cosa magari è allora, io non c'ero. La seconda domanda, se mi permetti, è tu hai 60 anni, c'è un generale di brigata degli alpini, qui che spesso richiede viene una generazione, diciamo, dei cosiddetti militi, ok? Che lui è stato nella legione straniera. Allora ti chiedo, è possibile che un legionario riesca oppure può, a seconda delle operazioni fatte, nato, non nato, con le situazioni, rientrare nell'esercito italiano, oppure entrare nell'esercito italiano a pari grado e salire magari a sua volta di carriera, è possibile? Allora, una cosa prima su prima. Io non so quando si è arruolato questo Cristo. E non voglio mancare di rispetto a nessuno, non voglio parlare male di nessuno. Sono 23 anni che sono dentro. È un minimo di. E si vive tanto intensamente, e si hanno dei contatti con gente. Allora, già una persona che abbia fatto Dien Bien Phu e l'Algeria, ci credo con molta difficoltà.
con tante difficoltà. Ci sono delle testimonianze? Sì, 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 ma sì, 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 sì. Vabbè. Dopodiché, dal 1831, vai su internet, e quello è vero, viceversa, c'è l'atto costituente della legge straniera. Bisogna identificarsi. Già dal 1831 è richiesto un documento, un attestato, un pezzo di carta che possa comprovare un'identità. Ora, è evidente che nel 1831 o negli anni 50 non c'era internet, non c'era le bandine magnetiche, non c'era il cazzo si chiama, quindi sicuramente era facilmente falsificato un documento. Credo, un'altra volta, con molta difficoltà, a una persona, sia un eroe di guerra, sia tutto quello che si vuole. Vado con i piedi di piombo perché non voglio dire niente. Appunto 60 anni ne ho visti di così, ci sono le cose strane. Però per Agolati avesse detto ho presentato dei documenti falsi, ci sta benissimo, perché appunto negli anni 50, cioè era facile, o era più semplice di oggi, il fatto di andare senza nessun documento non è mai stato proponibile dal 10 marzo del 1831. Allora, se parliamo della difficoltà di verificare la validità o meno di un documento, siamo d'accordo, ma la persona che mi dice sono andato, io ho trovato gente che mi ha sostenuto, ma gli occhi negli occhi, io mi sono arruolato a 44 anni, cioè dopo sei davanti a tanta gente, ma poi dirgli, ascolta, sei un povero coglione, anche se hai i capelli bianchi, stai a rompere le balle, a me, a tutta sta gente, vai via. Personalmente non me la sento di fare una reazione del genere a una persona, però, cioè, cosa vogliamo dire? Gesù Cristo è morto di sonno, vabbè, se ci fa piacere diciamo che Gesù Cristo è morto di sonno, ma passiamo veramente a questo livello. Che qualcuno mi dica, ho nascosto i documenti, sono andato senza niente. Sì, non mi torna, ma non torna da sempre, proprio da mai, non è mai stato così, non è mai stato così. Ripeto, se mi si parlasse, ho falsificato i documenti, sicuramente nel dopoguerra una montagna di ex nazisti di un certo livello si sono nascosti in quella legione straniera, ma altrettanto sicuramente la legione straniera non ha mai accettato il criminale nazista, ha accettato quel tedesco che si è identificato in un certo modo e con i mezzi dell'epoca non risultava essere un gerarca nazista, uno che usciva dai campi di sterminio, uno che cavolo ne so io. Sicuramente, cioè non si può dire le cavolate, non si può dire che in carriera non c'è mai stato un delinquente, ma certo che sì, ma evidentemente sì, ma per il semplice fatto che oggi è improponibile, è assolutamente improponibile. Il discorso dei gradi, molto rapidamente, in regione straniera è la stessa cosa, tutti, indipendentemente da quello che eri, cominciano da zero. Tu potevi essere generale, cominci in regione straniera, cominci come legionario di seconda classe, fai le corvette, pulisci i gabinetti con lo spazzolino e tutte le cavolate che si fanno in tutti gli eserciti, in tutti gli eserciti del mondo. Viceversa, in regione straniera non c'è nessun limite dato alla carriera, al punto che un 10% degli ufficiali della regione straniera escono dai ranghi. Sono legionari che ci sono arruolati a Obagno col passaporto, tutto quello di cui abbiamo appena parlato. Il 10% del volume ufficiali, legione, viene da là. E addirittura l'unico caso esistente nelle forze armate francesi e nella legione straniera, e guarda caso è un italiano, così è anche la dimostrazione che non tutti disertano come dal 2001 o dal 2007, un certo signore che si chiama Presti, ha cominciato come legionario semplice, è in pensione è in pensione qua in Italia come generale 2 stelle, quindi è un po' di più di maresciallo, per cui no, niente precluso a un legionario. E la
generale di Giuliano che mi ha fatto. Ecco, l'altra cosa del generale di Giappino è assolutamente, assolutamente, anche se un generale fosse qua di dire signor generale, con tanto rispetto, voli basso e le cazzate, non, e neanche a voi perché non me ne inventate. Non è proponibile, non è pensabile, non è vero, chiunque lo dica è un povero malato mentale che vuole farsi vedere quello che non è. Nessuno può uscire con un grado dalla regione straniera e essere accettato in Italia con pari grado o con un grado inferiore o cosa so io, nessuno, e viceversa. Nessuno può dire io sono un maresciallo, un caporale, un colonnello delle forze armate italiane, qualunque forza armata sia, vado con il pari grado in regione straniera. Non è vero. Chiunque lo dica, lo dica, meno. Dalla regione straniera, chi ha fatto ovviamente la scuola di guerra a un altro grado che è una regione straniera, al suo tempo, nel momento in cui decide di uscire dalla regione straniera, può essere rincorporato, ovviamente, corpo speciale o meno, nell'esercito italiano, a pari grado della regione straniera? No. Si può essere arruolati in Italia. Un cittadino italiano può essere arruolato partendo da colonnello, o da maresciallo, o da sergente, o cosa so io, no, che ti sei disposto. Ma vabbè, d'accordo, ma allora non mi... E dagliela questa potenza. No, sai perché? Te l'ho chiesto, perché ho un minacciatore personaggio, però lui verso il cappello dal fino, con la pena bianca, ma io non discuto che sia generale di brigata, quello che discuto è che sia stato in legione straniera e che sia stato con un certo grado in legione straniera, ma voglio dire, in Italia per diventare generale di brigata devi farti una trentina d'anni di servizio, magari un pelino di più anche. Quanti anni ha questa persona? Può avere la tua età. Può avere 60 anni, quindi quando è stato in legione straniera? No, appunto che sto cercando di capire, perché visto che sta venendo... Anche perché, anche perché dovrebbe dire che è stato in regione straniera prima di andare in Italia, prima di andare militare in Italia, prima di essere arruolato in Italia. Vuol dire che andare in regione straniera dovrebbe essere. Questo vuol dire che fino a che età ci si può arruolare nelle forze armate italiane? Non lo so, ma cioè giovane, non è che puoi andare. Quindi quando è stato? Conti con la domanda è per chiarire a me stesso ma ce ne sono di persone. Un'altra domanda potrebbe essere un po' spiegata poi alle gente dei Balcani. Generale Giordovino si dice che è passato attraverso la regione straniera dopo delle rapine da ragazzo in palazzo di andare. Si dice, io sto leggendo delle cose che vengono dette. Si dice anche che siamo dei criminali, si dice anche che siamo degli assassini. Io questo non ho mai sentito. Io sono andato in televisione per sentirmi dire è vero che per indurirvi, per incattivirvi, vi fanno fare, perché si dice, vi fanno fare le flessioni in recipienti riempiti di sangue umano. Ma voi ridete, ma voglio dire, non me l'ha detto il ragazzino esaltato o mezzo fumato, cosa so io, me l'ha detto un giornalista di Rai 2, con molto pudore, fuori dall'antenna, mi dice, sai, non ho fatto la domanda perché effettivamente... Quello che sa per il cioè turismo, ma voglio dire, cioè, ce ne vuole, anche perché a me le provocazioni, una cosa del genere la vedo come una provocazione, ma avrei voluto dire, scusa, ma giusto per capirsi, da dove verrebbe questo sangue umano? Addirittura litri al punto di riempire bacine, le piene al punto di... cioè, stiamo un attimino con i piedi per terra. C'è un'altra domanda? Dimmi. Uno che appunto ha detto che è un po' per la qualità che porta il governo e la patria. Quanto ha inciso, quanto ha segnato la regione, diciamo, il cosiddetto tradimento del primo regimento fare cartisti. Poi entriamo nella storia della regione, ma non è stato il tradimento. Non sto giustificando né la rivolta dei generali, non sono per il revisionismo storico, non voglio difendere l'indifendibile, non voglio difendere nessuno.
usiamo le parole giuste e rimettiamo tutto nel giusto contesto. Allora, durante la guerra in Algeria il signor De Gaulle ha fatto delle promesse al popolo algerino, alle forze armate e via via via. Dopodiché, per motivi politici, cosa che si capisce, perché la politica è una cosa e il mestiere delle armi è un'altra cosa, le cose sono cambiate, per cui ha voluto ritirare le forze armate dall'Algeria e togliere quella che era l'Algeria francese, lasciare l'Algeria agli algerini. Fino a qua tutto bene. Il problema che si è posto è che si è creato una tensione immane fra le forze armate, non la legione straniera. E quello dico, torniamo un attimo in quel contesto. Negli anni 60 c'era in Francia il militare di leva e i militari di leva andavano a combattere in Algeria. Per cui il comando delle operazioni, il comando di tutto era comando francese e forze armate francesi. Quando De Gaulle ha dichiarato questa cosa, i francesi, le forze armate francesi, lo Stato Maggiore francese si è messo contro De Gaulle e ci sono stati quattro generali francesi. Fra i quattro non c'era nemmeno il generale comandante della legione straniera. Quattro generali dello Stato Maggiore francese hanno preparato una rivolta contro De Gaulle, perché secondo loro De Gaulle aveva tradito la parola data ai civili, ai partigiani, ai militari e via via via. Questa è politica, non entro nel merito, è storia. È successo così. Quindi hanno preparato questo colpo di Stato. Hanno chiesto alle forze presenti in Algeria chi volesse unirsi per ribellarsi contro Parigi, e non la legione straniera, ma una sola unità della legione straniera, il primo reggimento straniero di paracadutisti, si è unita al golpe dei quattro generali, sapendo che là, perché sennò sarebbero stati fucilati tutti, i legionari, ma non sto giustificando i legionari perché sono un legionario, i legionari hanno seguito i loro ufficiali, come è normale che sia. Gli ufficiali hanno detto facciamo così e i legionari hanno seguito i loro ufficiali e hanno partecipato a questo colpo di Stato. Quando il colpo di Stato è fallito, non è la legione straniera che è stata, sono stati i quattro generali, delle varie unità francesi ci sono state decimazioni, ci sono state fucilazioni, ci sono state incarcerazioni e il primo reggimento straniero dei paracadutisti, gli ufficiali, sono stati o fucilati o incarcerati o cosa so io. I legionari semplicemente sono stati, il reggimento è stato dissolto. E ecco qua com'è andato, voglio dire, il tradimento. Tradimento? Sì, sì, per carità, tradimento non è neanche tradimento, è una mucchineria, è un ammucchinamento, non è neanche un tradimento, ma è stato un periodo molto particolare della storia francese, con la quale i francesi oggi ancora non sono in pace, c'è sempre guerra fra... perché una grossa parte dell'opinione pubblica francese, soprattutto i militari, soprattutto le destre, le estreme destre, sono contro il tradimento che De Gaulle ha fatto alla Francia e alle forze armate francesi, e dopo ci sono tutti gli altri che dicono che sono i militari che hanno tradito. Non vado a entrare in questo argomento, ma tutto quello che voglio dire io è che il reggimento della legione straniera che ha partecipato al golpe, perché ha partecipato, ha pagato, è stato dissolto. Nell'organigramma delle forze armate francesi non esisterà più un primo reggimento straniero dei paracadutisti, in effetti l'unico reggimento che abbiamo è il secondo, il primo non esisterà più e ecco qua cosa è successo. Ma non è la legione che ha partecipato, è solo il reggimento, esatto, che ha pagato, come è giusto che sia. Domande? Io ne avrei una. Ho letto su
su internet, che dopo appunto questa ribellione sono state prese delle misure di sicurezza maggiori su chi entrava in le zone. Ok, di... sì, no. In seguito a questa cosa c'è stata quel momento storico in cui la Francia, non la regione straniera, la Francia intera, le forze armate francesi hanno lasciato l'Algeria. Quindi anche la regione straniera, che fino a quel momento era sempre stata in Algeria, la regione straniera è nata a Sidi Belabès. E per statuto del 1831 non avrebbe mai dovuto essere stazionata in metropoli, in Francia metropolitana. Siccome l'Algeria è stata lasciata agli algerini, le forze armate francesi sono rientrate in Francia. Allora i reggimenti francesi, composti da cittadini francesi, andava tutto bene. I reggimenti stranieri, della regione straniera, si ritrovavano con degli stranieri che avevano delle armi in mano e che quindi avrebbero dovuto essere controllati molto di più prima di essere messi appunto nella situazione di girare in un paese straniero armati. Ecco perché è stato amplificato quel servizio che oggi si chiama la DSPLE, Dipartimento della Sicurezza Interna della Legione Straniera. Servizi di informazione nostra, che sono della gente talmente simpatica, gentile, magnanima, buona, che noi la chiamiamo la Gestapo. Gli unici uffici di Obagno o di un reggimento qualsiasi della regione straniera che hanno le sbarre extra, perché se no esci, aiuto, no, sto scherzando. No, non sono particolarmente gentili, ma è vero, li chiamiamo la Gestapo. E è vero che il servizio di informazioni è aumentato in seguito a questa cosa. La domanda di qualcuno che conosce la storia del... Beh, ero ben giovane, quanti anni ha? 14. Ditemi, ci sono domande, aneddoti, cose... La legione? L'Islam. Ah. Si parlerà del rapporto tra... qual è il rapporto tra i legionari e l'Islam una volta che adesso è cambiato? Perché avete fatto sempre in tanti, in differenza di religione, eccetera, adesso... No. Il problema che si pone è un problema, questa è una bella domanda, qua verrebbe a un dibattito, stiamo qua fino a domani. In legione straniera le cose sono sempre andate bene perché, indipendentemente da tutto, tu ti arruolavi e diventavi un legionario, un capibianco. Come spiegare? Perché sarebbe talmente tanto... La legione straniera fa parte delle forze armate francesi, quindi la Francia è una repubblica che ha delle leggi. Queste leggi devono essere applicate da tutti, particolarmente dalle istituzioni, quindi anche dalle forze armate, quindi anche dalla regione straniera. E qui cominciano i problemi, qui cominciano i grossi problemi. Perché? Perché in regione straniera andavamo tanto bene, perché eravamo tutti alla stessa insegna, eravamo tutti là, non esisteva niente. Si faceva così, tutti facevano questo. Oggi lo Stato francese riconosce ai musulmani dei diritti propri alla loro religione. Per forza di cose, le forze dell'ordine, le forze armate e quindi la regione straniera deve riconoscere i diritti che la Repubblica francese riconosce a questa gente, a questa parte di popolo francese. Il problema è che in un reparto come la regione straniera, come le forze armate, crea problemi, crea dei grossi problemi, perché già il fatto stesso di dire siamo uguali, non c'è più... Perché non siamo più uguali? Perché
al militare francese di confessione musulmana oggi si riconosce il diritto di fare Ramadan. Una volta che gli si riconosce di fare il diritto, si riconosce il diritto di fare il Ramadan, e sono 40 giorni. Dopo due settimane quello ti dice: io sono debole e la corsa non la faccio più, solo che io guadagno lo stesso stipendio suo e la corsa la faccio. E... ho detto una cavolata, la corsa serviva dei problemi infinitamente più grossi del genere. Io non so se ve ne rendiate conto, voi e la più parte della gente civile, italiana, francese, dei paesi occidentali, noi abbiamo un senso di appartenenza, magari lo avessi, per nazionalità. Io sono italiano, lui è francese, lui è tedesco, lei è spagnolo. Non stiamo a discutere noi siamo cristiani, noi siamo cattolici. Loro sono musulmani prima, sono fratelli musulmani. Non sono algerini, marocchini, per cui, io non so se ci si rende conto, diventa, lo è già, ma diventerà fra un po' di mesi, di anni, un problema immenso, perché noi siamo convinti di avere in Italia, non è vero, per capirsi, noi siamo convinti di avere 500.000 algerini, 500.000 marocchini, 500.000 tunisini e 500.000 egiziani. E si dice abbiamo 500.000, no cazzarola, abbiamo 2 milioni di musulmani e sono forti. Noi abbiamo avuto dei casi in regione straniera, ma prima ci sarebbe stata la fucilazione. In realtà non si fa più la fucilazione, va benissimo, ma c'è stata gente che è partita per andare in Mali, si bisognava combattere ISIS e Daesh, e c'è stata gente algerina o marocchina che ha detto: è impensabile, legionario, io non parto in zona di guerra perché non vado a combattere i miei fratelli musulmani. Questo già è allucinante, ma la cosa che è ancora più allucinante è che non si possono neanche, ma cioè voglio dire, ho capito, non vuole andare, lo prendi, lo sbatti 40 giorni in cella di rigore, lo tieni fuori, lo congedi, va via, non puoi. Non puoi, perché sennò le organizzazioni sindacali, non ci sono i sindacati nelle forze armate, ma in ogni caso le organizzazioni sindacali, i centri sociali, tutte le sinistre, le organizzazioni per la protezione delle minorità etniche, la protezione delle minorità religiose e tutte le cose che ci sono sicuramente anche in Italia, ma andrebbero in piazza, ma verrebbe fuori la guerra civile, ma nelle città, nelle periferie, ma ci sarebbero decine di macchine che sarebbero incendiate ogni giorno, ogni notte piuttosto, ma in tutta la Francia, non è una città, se si mandasse via un musulmano per una cosa del genere, insorgerebbe, ci sarebbe veramente un'insurrezione popolare della parte musulmana. È allucinante pensare che c'è gente che è in una forza armata e che non va contro il nemico di quel paese perché sono i suoi fratelli. Ma vai con i tuoi fratelli. Attenzione, perché noi stiamo scivolando, ma non noi la regione straniera, noi i paesi occidentali, non è neanche noi la Francia, è noi l'Italia. E voi qui lo risentite meno perché avete le prime avvisaglie. In Francia ci sono già le quarte generazioni e ti dicono: io sono francese. Come si chiama? Mustafa Mohamed Halli. Per carità, è nato in Francia, ma fai Ramadan, ne parlavamo a pranzo. Una volta in regione straniera, ancora adesso per dire la verità, il 24 è Natale, il 24 di dicembre è Natale, si festeggia Natale, quindi alle 6 e mezza fai la messa di Natale. Finita la messa di Natale, alle 8 c'è quello di cui vi parlavo prima, ci si ritrova per unità e via e via e via.
notizia non è ancora successo, ma succederà. È un legionario che parla, ma non si può essere così, c'è la verità e bisogna guardarla, mai avere paura, non si può avere paura di guardare la verità in faccia, perché alla fine dopo farà ancora più male. E la verità è che un bel giorno ci sarà il tipo che dice: io sono musulmano e del vostro Cristo non me ne può sbattere di meno, e io non vengo a fare festeggiare Natale, e non potrei dirgli niente, perché se gli dai un calcio nel culo che ci perdi lo scarpone, finirai te davanti al giudice perché hai malmenato il militare, sei diventato violento, sei... È terribile, ma la nostra società non sta andando, è già in questa situazione. Noi ci siamo ritrovati, vi racconto una cosa che per me è da pelle d'oca, e non so neanche se mi si crede, ma attenzione, perché non solo ve lo dico, ma l'ho scritto su quel libro, e non sono stato denunciato. Non so, il libro non è stato ritirato dal commercio, nessuno mi ha detto niente, per cui è la verità, e non accetto che mi si dica non è vero. Un paio di valve è vero, c'ero. Di cosa sto parlando? Sto parlando che nel 2013 una compagnia di paracadutisti nostra ha fatto un'operazione particolarmente rischiosa, perché è stata lanciata dietro le linee, in pieno deserto, in Mali, dietro le linee di Daesh, per tagliare, devono fare delle cose che hanno fatto, al punto che sono stati decorati della più alta decorazione che possa avere un'unità militare intera, cioè un cordino, che è un po' come una legion d'onore, solo una legion d'onore già devi farne tante, ma è una persona, lì è tutto il reggimento che grazie a una sola compagnia è decorato, e per sempre, fino a che la legione straniera esisterà, la bandiera, il reggimento e ogni appartenente del reggimento di paracadutisti avrà questo cordino, che ne hanno fatti questi ragazzi. E ne hanno fatte combattendo Daesh, quindi dei musulmani, in Mali. Però per avere questa decorazione c'è stata una cerimonia, e il 14 luglio la festa nazionale in Francia. Il 14 luglio del 2014 eravamo noi del re, quindi ripeto, c'ero, ho visto, ho sentito, è stata l'ultima volta oltretutto che ho sfilato a Parigi sul Champs-Élysées, il 14, perché il 13, il giorno prima, c'è stata la cerimonia per decorare la bandiera e l'unità di questo cordino. Quindi sono arrivati i ragazzi del re da Cardi, sugli invalidi a Parigi, ministri, senatori, deputati, Hollande, la bandiera, il governo, la cerimonia è finita un po' in ritardo. Quindi quando sono tornati a, dov'è che eravamo? A Villa Cuble, è là dove ci sono i due aerei presidenziali, la caserma, sono arrivati e era troppo tardi, la mensa era chiusa. Però siccome era il periodo del Ramadan, verificate, internet, 13 luglio 2014, siccome era Ramadan, la mensa sarebbe stata riaperta alle 9, quando il sole tramonta, per dare modo ai militari francesi di confessione musulmana di poter mangiare. E quindi i legionari non si sono preoccupati, sono andati via e alle 9 si sono ripresentati per mangiare. E che si creda o no, sono stati mandati via perché non avevano la carta, una carta che attestava la loro appartenenza alla confessione musulmana. Cioè noi siamo qua in Francia. C'è stata un'unità di gente che è stata decorata per atti di eroismo assoluti, per aver combattuto dei musulmani, e non hanno potuto mangiare in una caserma francese perché non hanno potuto dimostrare di essere musulmani. Cioè stiamo camminando sulla testa, stiamo camminando veramente a testa in giù sulle braccia. Questi sono i rapporti che si hanno, e si deterioreranno sempre di più, perché per forza di cose si crea, c'è poco da fare. Ma ripeto, questa è una cosa politica, e non si potrà fare niente per andare contro. Le forze armate, così come le forze dell'ordine, possono solo applicare le leggi della Repubblica, non ci sono alternative, se no divento un corpo di Stato.
è veramente la soluzione un corpo di stato, non lo so. Guarda, chi è? È vero. Tu sai che un precedente storico dove i musulmani non c'entrano niente, quindi potremmo capire che il male non è fuori, ma è dentro la nostra società. È vero che quando è caduta l'IMPU e nel Parlamento francese è stata data la notizia che tutti i difensori di IMPU erano morti, c'erano arresi, è stato chiesto un minuto di silenzio e di alzarsi. E una certa parte del Parlamento francese, una certa area politica, quale se lo sai, se è vero e se sai qual è, non si è alzata e si è fatta i cazzi suoi. Sì, è vero. Risulta vera questa cosa? Risulta vera. E la stessa parte politica che vuole tenere in cimare? Sono le sinistre. Quindi il marcio non sono i vietnamiti, i musulmani, o i negri, ma i negri hanno ragione, amico mio, sono i comunisti. No. questo non me lo farà dire, non perché sia comunista. No, chi è? No, dubbio. No, no, è un dubbio assolutamente no, nel modo più assoluto no. Anche perché come comunisti erano uno dei sinistri, in particolare in generale, ma con i proiettili. Il problema era proprio i proiettili. Tu non sai quanti morti abbiamo avuto in regione straniera durante la guerra di Indocina e di Algeria, perché dopo questo aneddoto mi parli che è vero, ma c'è stato qualche anno dopo è partita la guerra di Algeria, e quante volte c'era della gente che in pieno combattimento tirava la spoletta, lanciava la granata e non esplodeva, o una raffica di vetro e di colpo non partivano più, perché a quel punto erano le donne che lavoravano nelle manifatture, che facevano i proiettili, che facevano i colpi, che riempivano. Siccome erano per la pace, anche là non sono né comunisti, né socialisti, né sinistri, né adesso sono i pacifisti, adesso li chiameremo i buonisti, ma ci fossilizziamo su delle parole, su delle cose. La realtà storica, ripeto, non mi farai dire che sono né comunisti, né fascisti, né niente, ma la realtà vuole che le donne, molte donne, in nome della pace, non riempivano di polvere il proiettile o la granata. Ed abbiamo avuto l'aggiudant Asnadi, un eroe dell'Indocina, sopravvissuto all'Indocina e morto in Algeria, perché aveva i caricatori e non riusciva ad afficare, i ferragagli hanno fatto la perdita perché non riusciva a difendersi. Perché i proiettili erano vuote, perché le cartucce erano vuote di polvere. Sabotate, noi diciamo sabotate, quelli che dicono non l'abbiamo fatto per la pace, non bisognava uccidere la gente di fronte, solo che morivano i nostri. Sì, è vero, ma è quel periodo storico in Francia, è tanto, oggi ci sono grossi problemi, perché la Francia non ha ancora fatto pace con se stessa, è un po' quello che succede in Italia con i partigiani, che poi sono tutti partigiani, un partigiano oggi dovrebbe avere 100 anni, 90 anni, ma sono tutti partigiani e saranno i figli, saranno i nipoti, non lo so, ma c'è questo qualcosa. La guerra, la seconda guerra mondiale, non è finita in Italia, da questo punto di vista. In Francia è la stessa identica cosa, solo che non si parla della seconda guerra mondiale, si parla della guerra di Indocina o della guerra d'Algeria. Ci sono ancora questi problemi. Però l'aneddoto di cui parli è vero. Ditemi. Questo argomento quando si è presentato davanti alla caserma per la... Bisogna provare. Vai, io ho detto mi prendono, non mi prendono, cosa vuoi provare? Senti da tutto quello che è il film, le idee, le cose, chissà cosa. Vai, se vai è perché vuoi andarci, per cui sei teso perché dici mi prendono, non mi prendono, non ce la faccio, anche perché voi sapete qualcosina. Oggi della regione straniera, io quando sono andato ad arruolarmi, sì, quello che sapevo, l'unica cosa che conoscevo era quel film di Stalio e Ovio e due dei giornali. Ho capito abbastanza rapidamente che non funzionava così.
il mio francese era di una finezza incredibile, sapevo dire molto bene perché andavo tanto in discoteca a quell'epoca e sapevo dire come la canzone dei Marmalade volevo cucire avec moi ce soir. Ma anche là ho capito che se avessi detto una cosa del genere al caporale centro reclutatore avrei potuto prenderlo a male. Voglio dire, cosa vuoi? Sono andato, ero teso, ma non, ero teso, ero, avrei dovuto essere arruolato, lo vuoi trovare. Pensavo che fossero tutti cattivi, pensavo, sono di un'altra generazione rispetto a voi. Quando il caporal maggiore passava nelle camerate, eravamo civili, eravamo vestiti così, cioè dovevi metterti solo attenti, ma non mettevo solo attenti, ero sempre così. Perché ero tutto teso, quindi dicevo tempo se passa che mi rifiero un cazzottone, se mi prende sui denti, mi prende sui denti, ma se mi colpisce addosso mi farà meno male perché sono già pronto a incassare il colpo, che pensavo realmente che arrivassero cazzotti da tutte le parti. Quando mi sono arruolato ero convintissimo che non sarei riuscito ad arrivare vivo alla fine dei miei primi 5 anni. Ero convintissimo che sarei morto, o in addestramento, o in missione, o in ex Jugoslavia, c'erano bombe, robe che saltavano per aria, e la pressione che ci mettevano nella testa per vedere, soprattutto a distruzione di base, se avremmo tenuto, se avremmo lasciato, se eravamo solidi, ma solidi psicologicamente, ero convintissimo che non sarei tornato indietro, 5 anni non li ho tirati. No, perché sarei andato via, perché mi avrebbero tirato giù dai rovini di marcia della regione straniera, non è andato così, ma era duro. Non era, se andate oggi, non trovate più la stessa regione straniera di 25 anni fa. Anche perché un inquadratore che faccia una cosa del genere si trova veramente inquisito dalla polizia o dalla gendarmerie, davanti a un giudice in processo. Una volta era dura, una volta era veramente dura, dura, veramente dura, ma era perché ti preparavano in un certo modo psicologicamente. Non c'è mai stato quello che si pensa, che si vede nei film, che si legge nei vari libri degli esaltati di servizio, di turno, le botte per il piacere di dare le botte, le sevizie per il piacere, non è mai stato così, mai. Viceversa era particolarmente dura. Ma era particolarmente duro nel senso che in pieno inverno dovevi fare, spaccavi il ghiaccio e tiravavi e dovevi entrare, sparire sotto l'acqua con i pezzi di ghiaccio che andavano di qua di là. Era particolarmente duro. E se facevi brutto ti rompevano di botte. Là sì che ti davano ti rompevano di botte, non è che ti facevano male. Ti facevano male perché non lo fai. Perché freddo non ce l'hai. Qualcuno ti ha dato l'ordine di avere freddo? No, quindi non hai freddo. Duro, verissimo, duro, ma dopo siamo sempre con il solito discorso. Se tu fai una cosa del genere in un esercito di coscritti, in un esercito di gente che fa il servizio di leva, sei un povero malato mentale, un maniaco da essere prima curato da un psichiatra e dopo essere messo in galera. Siamo d'accordo. Ma noi non eravamo un esercito di leva, eravamo un esercito e siamo un esercito di professionisti che dopo si ritrova di fronte i serbi. Che dopo, io la prima cosa che ho fatto, uscendo da là, ho fatto i corsi e le cose della Madonna e mi sono trovato in ex Jugoslavia 7 volte. Ho fatto Mitrovica con le sue fosse, Srebrenica con le sue fosse, Biljak con le sue fosse, Tuzla, Sarajevo, e tutto quel settore dove c'erano, magari non per i giovani come voi, ma avrete sentito parlare di Arkan e le sue tigri, con l'unità nella quale facevo servizio all'epoca, abbiamo avuto diverse spiegazioni abbastanza robuste con Arkan e le sue tigri, quindi dovevi essere e ti preparavano a quello. E in Cambogia con i Khmer Rossi non sono quelli che vedi nei film,
ma realmente vedevi i bambini che, se parlavano con noi, avevano sentito le parole dei capitalisti, quindi per punirli le matitine colorate che davamo in regalo perché facessero le cose le infilavano a martellate dentro i timpani e dopo ce li mandavano per dire ecco qua, vi avete voluto parlare, eccoli qua, non vi sentiranno più, per queste creature così che divenivano, quindi dovevi essere un po' preparato a vedere e a incassare determinate situazioni. Per cui l'addestramento era particolarmente duro. Un aneddoto, se dico siete stufi, finisco, andiamo via, smettiamo, mi dite, sono qua per voi, mi dite, andiamo. Un aneddoto per dirvi le prime ore del quando siamo andati da Castello d'Arì alla ferma, alla fattoria, lì dove realmente si fa il primo mese di istruzione, e là da proprio il buongiorno ben arrivati in regione straniera. Siamo arrivati, era i primi di gennaio, c'era la neve, ci hanno fatto vedere la fattoria, la ferma nella quale avremmo passato il mese che sarebbe seguito. Stanzone, eccolo qua, questa qua era la ferma, solo che non c'era il pavimento bello così, era tutto il grezzo, fuori, ripeto, c'era la neve, ma non avevamo né porte, né finestre, né pavimento, né letti, né riscaldamento, non c'era assolutamente niente, solo che bisognava passare un mese là. I gabinetti ce n'erano tre, erano gabinetti alla turca, senza porte, e per docce c'era un tubo d'acqua, un tubo, i tubi di plastica per innaffiare il giardino, quelle erano le docce. E dopo che abbiamo visto queste cose ci hanno spogliato, ci hanno messi nudi, abbiamo messo l'infradito, siamo andati fuori in mezzo alla neve, eravamo là a aspettare di vedere il comandante del plotone, il quale comandante è arrivato, corino così, una cicatrice mal chiuso oltretutto in faccia, medaglie da qua sulla tuta da guerra, è arrivato con una cassetta vuota di frutta e verdura, l'ha messa per terra, si è messo sopra, ha detto buongiorno testualmente, anche se è successo tanti anni fa, sono rimaste là perché psicologicamente ti lavorano, dopo e ha detto buongiorno, io sono il tenente Colin, sono un ufficiale della regione straniera che ha cominciato come voi, ero legionario semplice, non ho mai fatto un corso, una scuola, una formazione, niente, tutto quello che ho preso come cicatrici, come medaglie e come gradi, li ho presi in combattimento. Mio papà non l'ho mai conosciuto, mia mamma faceva la puttana, io sono incazzato meno contro la vita e voi me la pagherete per tutto. Ti dici, bene, perché sono qua? Cosa ho fatto io nella mia vita per essere qua? E abbiamo cominciato. E il giorno dopo, era già fine pomeriggio, quindi abbiamo fatto le prime ore, abbiamo scoperto che per il mese prossimo, quando saremmo andati a letto, andavamo a letto alle 11 di sera e abbiamo scoperto con orrore che la sveglia era alle 3 e un quarto di mattina. Alle 3 e un quarto di mattina ci svegliamo, prima lezione un legionario si lava. Andiamo alla doccia, ma dopo le analisi, in mezzo al sonno, la stanchezza, il freddo, perché sotto i Pirenei tutto aperto, la neve fuori, freddo, non c'è il riscaldamento, non c'è. Cioè, adesso lo faccio col sorriso queste cosine qua. No, io, un legionario chiunque. Qualsiasi, ma voglio dire, lì non sei un legionario, sì, sei un legionario nel senso che sei stato arruolato, ma è il tuo primo giorno, sono le tue prime ore, quindi in realtà sei un ragazzino di 18-20 anni che fino a qualche giorno prima era a casa, colazione, pranzo, cena, discoteca, sigaretti, whisky, la fidanzata, la casa, e là di colpo ti ritrovi senza niente, nudo, neve, freddo, sveglio alle 3:15 di mattina. Andiamo fuori, bisogna lavarci, con cosa ti lavi? La pompa, apri l'acqua, gelata, e quindi, cioè resti là, veramente, ma cioè, cosa fate voi? È la stessa cosa noi, là, sei così perché fa freddo e dici, capito, e cosa facciamo? Risolvi il problema, asciugamano, piegato in quella maniera, non in un'altra maniera, piegato così, con la saponetta messa in quel modo, in quella direzione, lì, sotto il braccio sinistro, con la piega in quella maniera, così, colà, ognuno piccone, infradito, passo di marcia, 300 metri più basso,
rispetto alla fattoria c'era una pozza d'acqua che era ghiacciata, ecco perché avevamo il piccone, e pum 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 abbiamo rotto il ghiaccio e ci siamo messo lavati. E quindi da bravi ragazzini, avevo già 36 anni, ma la media, che si veniva dalla vita normale, civile, lavateli, lavateli, cominci a fare così, c'è il ghiaccio, con un ditino fai così, e ti dicono no, dentro, allora vai dentro, no no, dentro, dentro, e quindi vai sotto, dopo vieni fuori, ti insaponi, bisogna tornare dentro, fare sparire, sciacquarsi e venire su. È stato lì, quello che dicevo prima, proprio le prime ore, e il mio binomio, un libanese, si chiamava Simon, Simon Simon, di cognome e di nome, venendo su, ma come sono cosa che si è passato per la testa, venendo fuori da sta pozza d'acqua, ha fatto... E là lo hanno steso dalle botte, ma lo hanno veramente steso dalle botte. Dopodiché il caporale Rosso, un armadio a due ante tahitiano, ci ha dato la prima lezione del primo giorno reale effettivo di formazione e ci ha detto voi qui siete in legione straniera, cioè provate a capire, brr, non lo fate, brr, da oggi lo farete su ordine, freddo lo avrete su ordine, la cacca la farete su ordine, dormire dormirete su ordine, morire morirete su ordine. Il primo cognome che si farà uccidere senza aver ricevuto l'ordine, prima finirà in cella e dopo sarà sepolto. E là ti dici sempre bene, cosa faccio qua io? Perché? Fa da ridere, ma lì realmente nessuno aveva voglia di ridere ed era così. Oggi è improponibile, oggi su internet ci sono delle foto che circolano con dei legionari che sono in mutande, messi in mezzo al fango, non so cosa, e è venuto fuori un casino, le protezioni, i sindacati, la legione, delinquenti, inumani, assassini, violenza. I tempi cambiano e quindi le mentalità, le sensibilità, le cose cambiano, viceversa, ma qua è il vecchietto di 60 anni che vi parla. E non ho la pretesa di aver fatto grandi cose, ma di sicuro le cose che facciamo non cambiano. Quindi la persona, in ogni caso, se vuole fare l'impiegato, lo si può trattare in un modo. Se vuole fare il postino, lo si può trattare in un modo. Se vuole fare il soldato in un esercito regolare dove può scegliere di fare il trasmettitore, di fare l'autista, di fare che cavolo, lo si può trattare in un certo modo. Ma se uno vuole venire in legione straniera, o prima o dopo, ma in un tempo relativamente breve, sarà in zona di guerra. E la zona di guerra non è cambiata da 25 anni a questa parte. La zona di guerra è quella. Quindi non lo so quanto sia intelligente questa scelta politica di aver addolcito, di aver ammorbidito incredibilmente certe cose, non lo so, non sono convinto che sia una buona scelta. Non avete idea di quanto lontano siamo andati, cioè la cella non esiste più. Una volta uno di noi andava in cella, per carità era duro, ma ti formava e soprattutto diventavi quello che diceva Cristo vado dentro, me ne fanno di tutti i colori, ma c'avevi le palle di dire ho voglia di fare questo, lo faccio lo stesso, dopo assumo, pago. Un uomo Cristo, uno con le palle. Oggi, se metti uno in cella e chiudi a chiave, questo esce e ti denuncia per sequestro di persona. E ha ragione. Ma cioè, non so se ci rendiamo conto. Oggi il tipo lo puoi mettere... Alla mia epoca andavi in cella, eri nudo, non c'era né una sedia, né un tavolaccio, né un letto, non c'era niente, era cemento, grezzo, stavi là. Nudo, inverno, estate, caldo, freddo, eri là, c'era di rigore, se no avevi il letto. Ma avevi il letto, avevi un letto, una branda, ed era tutto là. Non c'era niente altro. Doccia fredda. Oggi hai il letto, il materasso, il cuscino, la doccia calda, non hai un limite di tempo per farti la doccia, puoi fumare, puoi telefonare, cioè, e la cella non è chiusa. Tu
tu devi essere in grado di uscire, andare a fumare la tua sigaretta, tornare indietro, cercando di dire. Non sono convinto della bontà di questo genere di scelte, non sono mai stato per la brutalità, penso di essere abbastanza atipico come istruttore oggi della regione straniera, perché calcio fuori ne ho dati tanti, ma la brutalità fine a se stessa, non sono mai stato un partigiano di queste cose, però voglio dire tra... Perché dopo questa stessa gente andranno, non vanno più in Jugoslavia, oggi andranno in Libano, oggi andranno, come siamo andati noi, sono sempre in Sahara occidentale, ma quando ti trovi di fronte alle genti del deserto, sono quelle, voglio dire, quando vai in Mali ti ritrovi davanti a quelli di Daesh, è quello, quando vai nelle foreste ti trovi davanti a, io dico sempre questa cosa, ma tanto colpito, ma voglio dire, bebè inchiodati agli alberi, vivi, o sei formato, hai già una certa solidità, sei abituato a incassare determinate cose, o realmente rischi di impazzire, rischi di cedere, ma no, rischi di cedere, il bambino esaltato, idiota, cedi, quindi la missione, l'onore, quindi rischi di cedere, quindi rischi di farti male te, quindi rischi di far male a quelli che sono insieme a te, quindi rischi di far fallire quello per cui siete là, quindi effettivamente ci sono grossi problemi. La guerra è una schifezza, e lo è sempre in ogni caso, sotto qualsiasi latitudine, quindi il fatto di preparare o no la gente in un certo modo, però è sicuro che la regione straniera oggi si è ammorbidita molto. Beh, io ringrazio l'autore del libro, Daniele Pagliaro. Vi consiglio vivamente di acquistare il libro, vi consiglio perché ci sono molte storie al suo interno. Spiega veramente bene sia l'arruolamento che l'addestramento, che molte vicende personali, l'Africa, spiega la storia di Camerone, no? Camerone, sì. Va bene. E niente. Concludiamo qui. Se volete acquistare il libro, che veramente ve lo consiglio, lo potete acquistare al banchetto. Vi ringrazio. Io posso firmare se vuoi. Perché l'abbiamo fatto la fine. Se lo so dire, ho dato scrivere. Si può, dai.